Il giardino rubato. Alla fine del settimo anno, non avendo più niente da dire, il gigante decise di tornare a casa. Quando arrivò, vide i bambini che giocavano nel suo giardino e li sgridò con voce burbera. «Che cosa fate qui? Questo giardino è mio! Soltanto mio! Ditelo a tutti! Nessuno al di fuori di me può giocare qui dentro!» Si mise subito al lavoro e costruì un muro altissimo tutto intorno e affisse un grande cartello. «Vietato l'ingresso! Gli intrusi saranno severamente puniti!» Era un gigante molto egoista. I bambini non sapevano più dove giocare. Provarono sulla strada, ma era troppo polverosa e piena di sassi. All'uscita dalla scuola, tornavano tutti lì e stavano col naso all'insù davanti al muro altissimo e sospiravano come eravamo felici. Poi venne l'inverno e i bambini restarono nelle loro case, al caldo. Passarono i mesi lunghi e freddi ed ecco finalmente la primavera. Ovunque nelle campagne c'erano fiori e uccellini. Soltanto nel giardino del gigante egoista c'era ancora l'inverno. Gli uccellini non ci andavano a cantare perché non c'erano bambini e gli alberi, non sentendo nessuno, si erano dimenticati di fiorire. Una margherita, per la verità, aveva fatto capolino, ma quando aveva letto «vietato l'ingresso»,